Salve a tutti, mi chiamo Massimo Testa, sono negli Stati Uniti ormai da 13 anni, sono un medico sportivo e sono cresciuto professionalmente in Italia, dove ho praticato la medicina dello sport per tanti anni e da appunto 13 anni sono negli Stati Uniti, dove mi occupo di prestazione. Faccio lo stesso con la squadra della BMC, dove mi occupo della gestione dell'allenamento. Ma nel ciclismo moderno ogni piccolo dettaglio fa la differenza. Noi vediamo con i professionisti della BMC che non si può trascurare nessun aspetto dell'allenamento, della prestazione, che comporta essere attenti e precisi nel somministrare i carichi di lavoro, come bisogna essere precisi nell'ottimizzare il recupero e dargli la dieta propria. Negli ultimi anni un aspetto fondamentale dell'allenamento del ciclista è stato quello di portare la bicicletta indoor. Noi stiamo usando adesso Relaxum, che è uno dei prodotti all'avanguardia nel settore, e appartiene alla categoria dei ciclosimulatori. Come tutti i ciclisti sanno, pedalare sulla propria bicicletta è tutta un'altra cosa che pedalare su una stationary bike, come dicono gli americani, o una cyclette da camera. Nell'allenamento uno dei concetti particolari e fondamentali è la specificità del gesto di lavoro. Il ciclismo è uno sport di resistenza, ma anche la corsa è uno sport di resistenza, ma chi vince le maratone di solito non vince il Tour de France. Noi siamo in grado di riprodurre all'interno, quindi indoor, carichi di lavoro precisi e specifici per l'atleta durante le fasi di preparazione in cui non si possono allenare all'esterno. Con questi sistemi noi possiamo controllare tutti i parametri del carico di lavoro, dall'intensità al volume, alla densità, possiamo controllare anche aspetti neuromuscolari, la frequenza cardiaca, le accelerazioni. E questo dà un grande vantaggio. Una parte fondamentale, prima di iniziare un programma di allenamento, è valutare le condizioni iniziali dell'atleta. Di solito questo si fa effettuando dei test. Allora, i test funzionali sono un elemento fondamentale nel successo di un piano di lavoro e di questo si è tenuto conto disegnando il Relaxum. Relaxum infatti è una specie di laboratorio che l'atleta può utilizzare a casa, in quanto il sistema è disegnato per somministrare all'atleta dei test funzionali tra i più diffusi nell'ambito ciclistico. Si parte dal test Conconi per arrivare a test basati sulla risposta frequenza cardiaca verso potenza. Il vantaggio di avere dei test è fondamentale. All'inizio di un piano di lavoro dobbiamo sapere le zone di allenamento specifiche per il nostro atleta. Nel prosieguo del carico di lavoro dobbiamo avere la possibilità di monitorare i risultati dell'allenamento. Il test infatti è una maniera per misurare il successo del piano di lavoro. Allora, una volta stabilito il livello iniziale del nostro atleta e una volta determinati i ritmi di lavoro, quindi le cosiddette frequenze cardiache d'allenamento o potenza d'allenamento, perché il sistema può lavorare sia con le potenze che con le frequenze cardiache, è il momento di somministrare il carico di lavoro. Il carico di lavoro è fondamentale e il carico di lavoro fa riferimento a diversi parametri. Qui col sistema Relaxum possiamo controllare tutti questi parametri. Possiamo vedere la distanza, quindi il percorso volumetrico, quindi il cosiddetto volume di lavoro. Possiamo vedere lo slope, cioè la pendenza della salita. Possiamo vedere la cadenza di pedalata, la cadenza di pedalata è fondamentale nel provocare i giusti adattamenti periferici e possiamo vedere anche le calorie, quindi il costo energetico della seduta d'allenamento. Possiamo vedere la frequenza cardiaca dell'atleta in ogni momento, la potenza e la potenza media esercitata nel periodo di tempo che si sta misurando. Quindi il Relaxum può già di per sé funzionare come allenatore, ci sono dei sistemi che permettono di costruire il proprio carico di lavoro. Al di là di questo può essere un ottimo strumento per comunicare informazioni col proprio coach. Le comunicazioni possono essere scambiate in due direzioni, l'allenatore può creare dei percorsi o può creare dei carichi di lavoro e la macchina li può eseguire, o dall'altra parte l'atleta può effettuare un allenamento e inviare il file al proprio allenatore per l'analisi. Questi file possono essere scambiati su varie piattaforme, per chi usa sistemi per monitorare l'allenamento tipo WKO o TrainingPeaks va benissimo, l'allenatore può inviare i propri file di lavoro per esempio su Excel. Un aspetto molto importante di questi sistemi di allenamento è la cosiddetta ciclosimulazione. In pratica c'è la possibilità di percorrere dei tratti di strada che possono essere scelti in una gamma illimitata e ad avere in tempo reale le sensazioni che si avrebbero sulla strada. La macchina aggiusta la resistenza in base alla pendenza in tempo reale della strada e alla potenza che l'atleta sta effettuando. Quindi si può andare a ritmo di recupero come si può andare a ritmo di gara.
Non solo, ma poi si possono simulare competizioni tra vari atleti, per esempio via internet, quindi gli atleti percorrono lo stesso profilo altimetrico gareggiando uno contro l'altro. Io abito nello Utah, a Park City. Park City è un bellissimo posto per lo sci, infatti hanno ospitato le Olimpiadi del 2002. È anche un ottimo posto per andare in bicicletta, se non d'inverno. In inverno infatti ci sono metri di neve e da un po' di anni abbiamo creato un gruppo di ciclisti, che è un gruppo molto eterogeneo, abbiamo dal cicloamatore all'atleta recreational al professionista. Durante l'inverno ottimizza il carico di lavoro sul ciclosimulatore. Abbiamo dei percorsi che simulano il Colorado, lo Utah in versione estiva e questo ci dà la motivazione per trascorrere l'inverno stando in forma.